allora devo rendere il punto di vendita sempre di più un luogo che si caratterizzi rispetto ai miei di concorrenti, ma che soprattutto si caratterizzi nella testa del mio cliente come lo spazio che preferisce per svolgere il suo processo d'acquisto. Luogo, spazio, dimensione, servizi, ecco, questa sarà la nostra di attrazione. Con l'acquisizione dei punti di vendita di Auchan e quelli che abbiamo, noi avremo circa una 69 grandi superfici in Italia che andremo a ridimensionare in termini di spazi e andranno in una dimensione che sarà fra i 6 e 8 mila metri e avranno una nuova insegna che si chiamerà Spazio Conad. La fine dell'anno prossimo, insieme con un partner e quindi l'apertura ad aprirsi ad altri, importante, stiamo studiando una piattaforma di servizi che va dal conto corrente alla cessione del quinto dello stipendio, al mutuo, all'acquisto del ticketing per quanto riguarda gli spettacoli, a ciò che è il mondo delle assicurazioni, ai viaggi e a quant'altro, che ci deve consentire quindi di abbracciare e dare un'offerta dedicata e costruita per la famiglia in termini vantaggiosi di tutta questa serie di servizi. Una piattaforma simile come quella che vi ho descritto prima, di grandissimo successo, che fa sviluppare un fatturato pari al fatturato che fa nel retailing, è quella che ha Tesco, che fa tanto fatturato nell'ambito dei servizi che è identico al fatturato che fa nell'ambito dei prodotti. Innovazione quindi significa mettere al centro la persona, mettere al centro la persona nell'ambito di tutti quelli che sono i suoi bisogni, ma soprattutto significa, per quanto riguarda noi, rimanere con i piedi per terra all'interno delle comunità e guardandole lì dove vivono e per quello che fanno, e attraverso terminali nervosi che non sono solamente un algoritmo, seppure serve, correggere invece le distorsioni delle ciambelle che avete visto prima. Grazie.